E buonasera amici della pancia del tifoso, dei senza giacca. A 24 ore dal successo della Roma su Lecce faccio questo video e l'ho volutamente ritardato perché aspettavo l'esito dell'ecografia almeno a Paolo Dybala e l'esito è stato pessimo, è stato quello che nessuno ce l'aspettava, forse tra le 4 e le 8 settimane di stop. Che significa che il nostro campione, l'unico giocatore veramente forte nella Roma attualmente, tale da definirsi campione, sarà fuori e forse salterà il mondiale. Adesso penso che la sfiga, perché di altro non possiamo parlare, ci siamo uccisi in famiglia uccidendo Wijnaldum prima ad opera di Felix. E poi abbiamo rotto Selic con l'intervento assassino dei Mancini. Paolo Dybala si è fatto male calciando un rigore, ma purtroppo la sua fragilità viene da lontano, non la scopriamo certo questi giorni. Vedo già Matic con le mani sui maroni perché è l'ultimo nuovo acquisto che non si è rotto e quindi sta lì che fa tutti i gesti possibili e immaginabili. Dai, scherzi a parte, un commento su Roma-Lecce. Un commento su Roma-Lecce è molto facile. Dopo la brutta batosta presa in casa col Betis, aspettavamo una reazione d'orgoglio della Roma. La reazione c'è stata. Dopo pochi minuti eri in vantaggio, sempre su una bella azione, un colpo di testa di Chris Smalling che si sta confermando sempre più leader indiscusso di questa squadra e del pacchetto difensivo. E poi improvvisamente la Roma va in letargo, ha un possesso di palla al primo tempo del 70%, ma completamente sterile. Poi da una palla, un rimpallo così casuale, nasce il pareggio del Lecce. Però ben poca cosa, onestamente. Il Lecce, da tifoso della Roma, per tutto il rispetto che ho nei confronti del Lecce, dico che l'espulsione del giocatore lì, del capitano del Lecce, adesso mi sfugge il nome, su Belotti, non esiste mai nella vita. Quello è un regalo palese fatto alla Roma. Onestamente, mentre il VAR in tante occasioni aiuta, in tante volte un po' alla rovina dello spettacolo, perché francamente l'intervento del giocatore mi è sembrato del tutto fortuito e non c'è la gamba alta, tantomeno la volontà di far male. Per cui su questo giudico l'intervento dell'arbitro un po' troppo affrettato. Comunque, pronti via, secondo tempo la Roma va sul rigore, pigia l'acceleratore immediatamente, dopo 2 minuti calcio di rigore, Ebram è atterrato in area, rigore chiarissimo, non c'è stato manco tanto da discutere. E poi un altro possesso inutile, per arrivare al 95esimo colpa de Madanimo, perché poi il tifoso romanista vive colpa de Madanimo, perché sa perfettamente che prima o poi il gatto nero attraversa la strada e te purgano. Fortunatamente non è successo, vuoi per demerito del Lecce, vuoi perché comunque sia la Roma ha fatto quadrato, vuoi per mille altre motivazioni. Però non è possibile che tu hai su un possesso di palla al limite del 70% la partita, se non mi sbaglio, sia finito, con una costruzione di gioco infinita e realizzazioni niente. La Roma vuole entrare in porta con tutta la palla. Io non ho capito per quale motivo noi non tiriamo da fuori, noi non abbiamo azioni individuali, non abbiamo niente. Noi vogliamo entrare dentro il pallone, dentro la porta con tutto il pallone e ci perdiamo poi in un possesso sterile. Vanno a segnalare il fatto delle due ciccate clamorose di Ebram che ha smarrito la via del gol e si sta deprimendo, così come si sta deprimendo Zaniolo che ha un'involuzione nel gioco e forse ha ragione Capello quando dice che lui corre troppo e arriva troppo confuso alla meta. Servivano i 3 punti perché alla fin fine, nonostante la Roma non esprima un gioco meraviglioso o quant'altro, sta nel gruppone, l'importante è rimanere nel gruppone fino all'inizio del campionato dopo i mondiali. Dopo i mondiali l'importante è stare lì perché dopo i mondiali cambierà molto e cambieranno tante cose.
ci aspetta un mercato di riparazione a gennaio sicuramente importante, perché credo che le assenze pesino. Spero che non si prendano degli scartini o delle scartelle, è ovvio che non si prenderanno dei campioni, però la Roma comunque ha bisogno di qualche innesto, e innesto sostanzioso. Dai Roma, e niente, mi dispiace per Paolo Dybala, a cui veramente ammazza che spiga. E ho detto, Matic c'è a casa con tutti i gesti cornetti possibili e immaginabili. Dei nuovi acquisti è l'unico che non si è fatto male. Buona domenica.